Bentornati al mio piccolo regno, un saluto particolare va a Marco e Samuel, papà e figlio, che mi seguono. Prendo l'occasione di papà e figlio per fare due lavoretti di oggi. Noi da piccoli siamo stati sempre attratti da animali, ma quali, gli animali di oggi o i dinosauri? Beh ragazzi, io oggi li farò tutte e due, venite a vedere. Eccoci qua, soliti passaggi, fotocopia e colla. Solo amici, oggi un particolare. Sono andato a prendere tutti i pezzi dei legni avanzati dei vecchi lavori, ce ne ho veramente tanti e li utilizzeremo, non si spreca niente. Muniamoci di forbice e andiamo a cominciare a tagliare le prime forme. Eccoci, formine fatte, adesso le andremo a incollare sul legno, ma prima di tutto vorrei tagliare a dare una sgrossata, venite a vedere. Prepariamo il pezzo da tagliare. Allora ragazzi, taglio fatto. Tanti di voi mi dicono: Angelo, a cosa servono le lame giapponesi? Vi faccio vedere subito. Quando la lama è troppo piccola, per esempio questi sono 3 cm, la lama arriva fino a 2 cm, ecco che subentra la lama giapponese. Compratela ragazzi, eh! Ecco qua. Siamola. Allora ragazzi, soliti passaggi, colla, colla sul legno, protezione e si intaglia. Ragazzi, oggi utilizzerò, come negli altri miei video, multistrato dei centimetri, così le formine una volta intagliate si reggono dritte. Oggi però risponderò un po' a tutti, tanti mi dicono: Angelo, perché utilizzi solo le lame direzionali? Oggi farò questi due lavori con tutte le lame omnidirezionali, ok? Venite a vedere. Eccoci qua, prima formina fatta, togliamola, controlliamo. Ah, il taglio è abbastanza pulito ragazzi, eh? Ottime lame. Proseguiamo.
Ecco qua, amici. Animali intagliati tutti. Perfetto. Non vi preoccupate, li finirò alla fine. Ora iniziamo i dinosauri, ragazzi. Sono un po' emozionato, non vedevo l'ora. Ragazzi, l'animale preferito mio, eccolo qua, il brontosauro.
Eccoci qua, amici, giunti quasi al termine, finite le mie 18 forme, 16 forme, scusate, andiamo a carteggiare adesso, il momento più bello. Eccoci qua, ragazzi, pezzi carteggiati tutti. Ora l'ultimo passaggio l'andrò a colorare, io utilizzerò i miei colori, voi sbizzarritevi come più vi piace, anzi fateli proprio reali. Ragazzi, ho utilizzato una lama omnidirezionale reverse, è un taglio molto pulito, largo. In questo caso non mi ha dato fastidio perché il pezzo di scarto era da buttare, perciò il taglio è perfetto. Poi per maggiori informazioni scrivetemi e andiamo a verniciarli, dai, venite con me. Eccoci qua, amici, siamo giunti alla fine, spero che vi piacciono. Animali di adesso contro animali di una volta, ditemi voi quali sono i vostri preferiti. Durante il video dico qual è il migliore, quello che mi piace più a me, e chi lo indovina sarà pubblicizzato, salutato da me nel prossimo video, perciò scrivete sotto nei commenti, chiedetemi chi lo vuole rifare i fogli, io vi scrivo tutto come sempre. E iscrivetevi al mio canale, mettete un bel like e ci vediamo al prossimo video. Grazie di cuore, Angelo.